Vescovo Douglas, è sempre motivo di gioia reciproca il tuo ritorno a Carpi, in quella che per tanti anni è stata anche la tua cattedrale. Oggi siamo qui per celebrare la festa del Corpo del Signore e ricordare insieme la comunità diocesana il Beato Odoardo Focherini alla vigilia della memoria liturgica. È dall'anno della beatificazione, il 2013, che questa ricorrenza viene celebrata con impegno, coinvolgendo tutti gli ambiti della vita ecclesiale e pubblica, ambiti toccati, in alcuni casi trasformati, dalla presenza del Beato Odoardo. Le associazioni laicali, come l'Azione Cattolica e la GESCI, le realtà caritative, come Caritas, Centro Missionario, la stampa, i giornalisti cattolici. L'associazione ha avuto sete che proprio in questi giorni ha visto realizzato, con il contributo di tanti benefattori, il progetto di un pozzo in Burkina Faso intitolato al Beato Focherini. L'amore infinito che vince tutte le difficoltà è il messaggio che abbiamo scelto quest'anno, tratto da una lettera scritta il 4 settembre del 1944 dal campo di Grieste Bolzano. C'è qui la sintesi del mistero che la Chiesa ci invita a contemplare oggi. L'amore infinito che tutto si dona nel suo corpo e nel suo sangue. C'è l'amore infinito del martire che nel dono totale di sé ha seguito Cristo fin sulla croce. C'è la certezza che tutto volgerà al bene, che tutte le difficoltà saranno vinte. Quante difficoltà abbiamo affrontato e dovremo ancora vincere una volta usciti dall'emergenza sanitaria. Quanto abbiamo bisogno oggi di questa visione di speranza sul futuro. I santi e i martiri, come il nostro Edoardo, sono qui ad indicarci la via. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Carpi, che è qui rappresentata dalla vice sindaco Stefania Gasparini. Ringrazio davvero di cuore Monsignor Gildo per l'invito che ho accolto ben volentieri di venire qui a celebrare con voi questa sera la festa del Corpus Domini nella vigilia della memoria del Beato Focherini. Mando un saluto fraterno al vostro arcivescovo, vescovo di Carpi, Monsignor Erio. Ci siamo visti in questi giorni a Roma e mi ha ricordato questo appuntamento. Lo saluto e lo ringrazio nell'amicizia e nella fraternità. Celebro volentieri questa ricorrenza del Beato Focherini perché quando ero qui ancora non era beato e adesso ho questa bella opportunità e ringrazio il Signore. Vorrei anche ricordare, penso insieme a voi, i figli, soprattutto le ultime due figlie decedute, Carla e Gianna, le affidiamo al Signore, alla sua misericordia. E mentre invochiamo l'intercessione del Beato per la nostra Chiesa, riconosciamo ora davanti al Signore umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Nella solennità del corpo e del sangue di Cristo ricordiamo il suo sacrificio per la salvezza di tutti gli uomini. Questo sacrificio è sacramento di vita eterna, segno di benedizione e di unità per la sua Chiesa. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Te offrirò un sacrificio di ringraziamento, invocherò
il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li sacrificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Questo pane vivrà in eterno. Pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli annunciato,
in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Parola del Signore. La lettera che il nostro Beato scrisse a Maria il 27-28 luglio del 44, inserita nell'ufficio delle letture della sua memoria liturgica, può essere considerata un meraviglioso commento alla parola di questa solennità del corpo e del sangue del Signore. Di per sé, quindi, mi potrei sentire autorizzato a rimandarvi a quella lettera e a non aggiungere altro. Tuttavia è doveroso che io faccia qualche considerazione orientata
a congiungere la festa del Corpus Domini, che in tutta la Chiesa oggi e domani si celebra, alla figura del nostro Odoardo. E devo dire che questa operazione non è difficile. Lo favorisce il ripetuto richiamo nella lettera al tema dell'offerta di sé, del sacrificio, della prova del martirio, di cui forse quando scrisse Odoardo inconsciamente forse sentiva ormai vicino il compimento. Infatti nella lettera c'è questo passaggio, scrive: doveva esserci per i nostri cuori questa prova doppiamente spinosa per farci reciprocamente conoscere e avvicinare di più. Avevamo forse bisogno che il dolore, con i suoi aculei, cerchiasse i nostri cuori per riunirci di più, per compenetrarli ancora di più, per saldare l'indissolubilità. Credo che sia esattamente quello che vuol dire il Signore quando a tavola, lo abbiamo ascoltato nella pagina evangelica, prendendo il pane e il calice, afferma: questo è il mio corpo dato per voi, il mio sangue versato per molti. Questa è l'alleanza nuova che lega ancora di più i cuori, il cuore di Dio e quello del suo popolo, il nuovo popolo di Dio, la Chiesa. Infatti San Paolo più avanti nel tempo rifletterà come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di male, ma santa e immacolata. La prova spinosa di cui parla Odoardo penso sia la terribile esperienza della prigionia e in prospettiva il sacrificio della sua vita, che egli ancora non intravede, ma che forse già in qualche modo si presenta davanti ai suoi occhi e al suo cuore. In lui è forte la consapevolezza che un'eventualità del genere possa accadere e che potrà cementare ancora di più la sua unione con Maria e coi suoi figli. È questo il senso dell'antico rito secondo il quale il sangue di tori e di capri sparso sull'altare unisse indissolubilmente Dio e il popolo. Lo abbiamo ascoltato nella prima lettura. Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue dell'alleanza. Ma ancora di più è il senso del nuovo rito, in base al quale non più il sangue di tori e di capri, ma quello di Cristo, che, come ci dice la lettera agli Ebrei, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia. Molto di più questo ha cementato sempre l'unione del popolo con Dio, per cui il sacrificio di Cristo niente potrà più separare l'uomo dall'amore di Dio, come ben commenta San Paolo, chiedendosi: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Se la fusione è stata così forte
grazie al sangue di Gesù sulla croce. Come vorremmo poter dire anche di noi, comunità cristiana, quello che Edoardo disse circa la sua relazione con Maria: il dolore con i suoi aculei ha accerchiato i nostri cuori. Il farci dono gli uni gli altri nel sacrificio personale del dono di sé ci unisse strettamente, consolida la nostra carità, rafforza la nostra comunione. Nella lettera c'è anche un'altra frase: il Signore è con noi e noi fidiamo in Lui. A chiusura della lettera c'è questa bella espressione di fede che sostiene tutto il percorso spirituale di Edoardo: il Signore è con noi e noi fidiamo in Lui. Non è questo il senso dell'Eucaristia? Perché Cristo ha voluto darci l'Eucaristia se non per rimanere sempre con noi? Ci insegna il Catechismo: poiché stava per lasciare i suoi nel suo aspetto visibile, Cristo ha voluto donarci la sua presenza sacramentale. Poiché stava per offrirsi sulla croce per la nostra salvezza, ha voluto che noi avessimo il memoriale dell'amore col quale ci ha amati sino alla fine, fino al dono della propria vita. Nella sua presenza eucaristica, infatti, egli rimane misteriosamente con noi, come colui che ci ha amati e ha dato se stesso, e vi rimane sotto i segni che esprimono e comunicano questo amore. Come ha ricordato Luigi all'inizio, in un'altra lettera, quella del 4 settembre del 44, dal campo di Gries a Bolzano, Edoardo scrisse: l'amore infinito che vince tutte le difficoltà. L'amore infinito è il suo amore per Maria, per i figli, per la Chiesa, per il Papa. Un amore umano totale, esclusivo, che ricopia quello di Cristo, che ha voluto rimanere con noi nel segno del pane e del vino consacrati, testimonianza perenne del suo amore infinito per la sua Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, che nell'Eucaristia ci ha consegnato il memoriale della sua Pasqua, apriamo con fiducia e riconoscenza il nostro cuore al Padre. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché sull'esempio dei suoi numerosi santi e beati, di ieri e di oggi, sia capace di creatività e lungimiranza per rendere il regno di Dio sempre più presente e desiderabile da ogni essere vivente. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questo tempo che il Signore ci chiede di vivere con fede, perché seguendo l'esempio del Beato Edoardo siamo capaci di far risplendere il Vangelo in quelle pieghe della storia che sembrano prive di speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Vescovo Erio, perché il Signore lo sostenga nei suoi tanti incarichi a servizio della Chiesa e trovi accanto a sé sacerdoti e laici comprensivi e collaborativi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la pace nel mondo, perché ciascuno di noi senta forte la consapevolezza e la responsabilità di essere fratelli tutti, attivandosi concretamente con scelte e gesti di cura verso i più piccoli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani, affinché i giovani della nostra diocesi, guidati dall'esempio del Beato Edoardo, sappiano sempre trovare la forza ed il coraggio per opporsi alle ingiustizie, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la famiglia Focherini, recentemente colpita dalla perdita di Gianna e Carla e da altre infermità, perché abbia sempre chiaro l'orizzonte di fede indicato dal Beato Edoardo e dalla sua sposa Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Lode a te, o Padre, che in Gesù, tuo Figlio, ci hai dato il pane dei pellegrini, vero pane di figli. Ascolta il grido del nostro cuore e donaci la forza di attuare nella vita ciò che ti chiediamo nella preghiera. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua morte.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, tutti i santi apostoli e gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio ti preghiamo, Padre, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Erio, il Vescovo Douglas che presiede questa Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo che hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sei degno di ricevere la Thank you.
Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Alcuni avvisi: lunedì sera alle ore 20, qui in Duomo, nel centenario della nascita di Don Nino, il Vescovo Erio celebrerà la Santa Messa nell'anniversario della sua ordinazione presbiterale. Martedì sera alle 21 in Sala Duomo, il Consiglio Pastorale della Parrocchia del Duomo, e giovedì sera alle 21 lezione divina parrocchiale. Douglas, carissimo, non ti guardo ma ti guardo. Devo, e lo faccio molto volentieri, ringraziarti. E dico anche due parole, ma solo due se ci riesco. Intanto il contesto di amicizia: ti abbiamo invitato quando siamo venuti con te, da te, all'Abbazia del Monte con i sacerdoti, una giornata bellissima, e svegliamo i segreti. Ha anche pagato il pranzo dicendo che era il 10° anniversario della sua ordinazione episcopale, quindi lo ricordiamo ancora una volta. Dunque è una celebrazione che nasce dal contesto di amicizia. Io vorrei ricordare Paola Focherini. Allora, sempre parlando con schiettezza, nel canone non ho osato al memento dei morti, al ricordo dei morti, ricordare Gianna e Carla. Al memento dei vivi abbiamo ricordato te, Paola, che sei il più grande sacramento vivente del nostro beato Edoardo. Douglas, il mio ringraziamento è perché sei presente, perché ci hai detto questa parola, perché hai fatto una meditazione molto bella. Anch'io credo che sia un santo eucaristico Focherini, perché ha dato il suo corpo, e direi in due tappe. La prima è quando ha rischiato tutto se stesso, il rapporto con la moglie, il futuro tranquillo dei figli. Diciamo così, ha dato il suo corpo per gli oppressi dai regimi del tempo, ha offerto la sua vita. Ma per noi carpigiani c'è un altro passaggio decisivo: quando non c'aveva più niente, era alla vigilia della morte, ha tornato a offrire e ha offerto il suo sacrificio per l'Azione Cattolica, per la diocesi di Carpi e per la pace nel mondo. Non poteva fare di meglio, Per l'Azione Cattolica vuol dire perché gli uomini facciano delle cose serie, non delle stupidaggini. Per la diocesi di Carpi, perché qui era nato. E per la pace non ha bisogno di commenti. Quindi io mi permetto di dire così: Edoardo Focherini non è solo un beato della nostra diocesi perché è nato qui, ma la sua vita e il suo martirio lui negli ultimi istanti l'ha immaginato per noi. Ha dato il suo corpo a tal punto che noi non abbiamo il corpo, mentre di Bernardino Realino, l'altro carpigiano, ci abbiamo il braccio, là una reliquia in quell'altare, di lui abbiamo la cosa più preziosa, la fede nuziale, perché ha dato il suo corpo a tal punto che il corpo del martire, che noi veneriamo come martire, è stato distrutto. Il suo corpo però vive tra noi, nei suoi discendenti, che sono tanti, e nei pensieri che ha ispirato a tanti di noi. Avete sentito che anche Don Douglas si è nutrito di questo. È un carpigiano che abbiamo prestato a Cesena Sarsina, e porta con sé quello che noi siamo, porta con sé anche Edoardo. Douglas, grazie, e speriamo di rivederci presto. Grazie. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza, apportatrice di salvezza. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Prima del canto finale, invito a rimanere perché, come da programma, abbiamo i canti delle Faith Gospel Choir che ci invitano così a chiudere nella gioia questo momento di festa e di preghiera. Poi due comunicazioni importanti. Il 23 di giugno si apre l'Emporio Partecipativo Cinque Pani, che è un'opera segno di carità proprio intitolata a Maria Edoardo Focherini. E qui di fianco abbiamo anche a disposizione i libri che sono stati editi quest'anno. Non è stato possibile presentarli pubblicamente, ma ci sono, e vogliamo anche darne in omaggio a Don Douglas per ringraziarlo di questa presenza. Sono la ristampa della biografia Mio fratello Edoardo e le lettere di Maria Marchesi curate da Maria Peri. Ringrazio ancora Vescovo Douglas per la presenza, l'amministrazione comunale e il coro della parrocchia di San Francesco diretto da Paola Bulgarelli. Grazie e adesso Gospel Choir. Thank you.
Bye.
Thank you.
Yeah.